io sono Speranza Giorgio, abito a Cerea, provincia di Verona. Il mio lavoro sono trebbiatura e movimento terra, possiedo 4 mititrebbie, tra cui 3 CR, una CX 5080. Io sono entrato in Agrimelami nel 2010, che ho preso una CX 8050, una prima macchina. Venivo da un mondo John Deere, che abbiamo con mio papà. Nel mondo John Deere sono entrato nel 1970, la mia ditta ha iniziato nel 78, dunque quest'anno è 40 anni che seguo, che ho mititrebbie. Nel 2010, quando ho preso la prima Niola, ho capito che dovevo cambiarle tutte le macchine perché troppa differenza di produzione da una macchina all'altra. Adesso ho aumentato il lavoro perché trebbio sui 2700-2800 ettari l'anno tra grano, mais, soia, sorgo. E a posto di 5 mititrebbie come avevo prima con la John Deere ne ho 4. Sono contentissimo. Trebbio, faccio anche del seme di barbabietola, tra cui CR lo fa molto ma molto molto ma molto bene, e penso che non ci sia niente da dire sia nelle lacrime, perché sono persone molto ma molto serie. Quando c'è da risolvere un problema sono sempre a fianco al cliente, sia finanziario sia in qualsiasi caso ti danno una mano, perché se uno ha un problema, i pezzi di ricambio, non lo so, trova in difficoltà, i pagamenti, così basta parlare che Lacrime è sempre disposto a trovare un accordo con il cliente. Ho un rapporto molto molto buono sia con Damiano che Attilio e anche Leopoldo. Sono sempre disponibili, insomma, ecco, qualsiasi ora del giorno, qualsiasi ora della notte. Nel giro di 4 anni sono passato a tutte Niola, grande macchina. Specialmente per chi deve entrare nel mondo della macchina rotativa, penso che come CR non ce ne siano tanto. Fermi macchine si può dire zero, perché i pezzi di ricambio sono sempre disponibili, e l'assistenza hanno del personale molto formato, perché in ogni evenienza arriva il ragazzo al più presto possibile. Se c'è qualche problema molto grave hanno anche da darti la possibilità di sostituire il macchinario, sono in grado di non intrecciare il lavoro, insomma, al terzista. Quest'anno sono aumentati gli ettari di grano, avevo una CX 8050 e ho pensato di sostituirla con una CR 8.90, perché sennò perdevo molti clienti. Insieme con Temporin abbiamo parlato e ho scelto una barra nuova, chiama Draper, da 9,50 di taglio, che dopo proveremo anche a soia, però dà ottimi, ottimi risultati, specialmente nell'allettato. Ho visto che la macchina produce un 25-30% di più di un'altra macchina, ma non per la macchina, proprio perché per la raccolta che fa la testata. Ecco, ho trovato erba, ho trovato allettato, bagnato, paglia verde, ma la macchina produce. In 22 ore con grano allettato a un centimetro di altezza ho fatto 60 ettari, una produzione di 62 quintali ettaro, perché quest'anno purtroppo con il grano che si è allettato abbiamo perso produzione, insomma. Bevo dell'allettato di notte andavo sui 4,5, ma verso le 10 e mezzo, 11 di sera, una cosa impressionante con questa barra, che qua è un grano che si produce circa dai 75-80 quintali ettaro e la macchina funziona benissimo, insomma. Io vado via sui 4 e mezzo, 5, perché la mia velocità di solito non sono uno che esagera, però si potrebbe dare 5,5, anche 6. La ditta Agrimec mi sta appoggiando perché abbiamo questa testata che è favolosa, penso che abbandoneremo un po' le testate normali. Io per primo, perché se funziona così, senz'altro andrò su un'altra Draper.